La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Con queste parole, la legge 92 del 30 marzo 2004 istituisce il ricordo di uno degli avvenimenti più dolorosi della nostra storia contemporanea. Per non dimenticare, anche a Fano è stata rinnovata la memoria di questa tragedia con la deposizione di una corona d'alloro nell'atrio del municipio. Momenti, se volete, simbolici ma di grande valore, sono messaggi molto forti, perché purtroppo la storia ci ha insegnato che ci ha lasciato in eredità delle brutte pagine di storia e ci ha dimostrato che l'uomo è capace di grande bestialità, è una parola pesante ma vera, e di atrocità dove non c'è il rispetto della dignità della persona, dove il conflitto, la lotta, le purazioni non possono essere tollerati. Allora, questi momenti servono per riflettere, per non dimenticare, per condannare ogni forma di violenza e di guerra. Noi abbiamo una bella Costituzione che richiama in modo esplicito alla libertà, alla democrazia e contro ogni forma di guerra, e sono un elemento forte che appartiene alla nostra comunità, ma sappiamo anche che dobbiamo non fermarci soltanto alle parole, ma dobbiamo essere anche coerenti con i comportamenti. Ricordare queste vicende, ogni forma di memoria, sono fondamentali per essere e per fare la pace. Ecco, questo penso sia il messaggio più forte che da questi momenti, da queste cerimonie devono essere trasmessi. Presidente, questo è il primo momento di una serie di iniziative. Allora, sì, è un primo momento. Il prossimo si terrà il 15 di febbraio nella sala mediateca, dove ci sarà lo stesso un consiglio comunale monotematico sul tema sempre delle foibe e della giornata del ricordo. Ci sarà il professor Miletto che ci relazionerà sul suo libro, sempre in ricordo di questa giornata, di queste brutte pagine di storia italiana. È un evento in collaborazione anche con le scuole, perché è importante che questi fatti vengano portati a conoscenza ai giovani e che si crei una cultura diversa nelle persone. Poligioni è una serie che è stata voluta e condivisa da tutti. Certamente, intanto noi l'abbiamo voluta perché la memoria deve essere una memoria condivisa, quindi la stele è proprio nel posto giusto, a fianco anche a quella dell'Olocausto. Noi nel 2020 abbiamo raccolto circa 400 firme per chiedere la stele per le foibe, e abbiamo fatto una mozione presentata da Lucia Tarzi in Consiglio Comunale e che è servita ad avvalorare una decisione che poi è stata comune con l'amministrazione comunale. Quindi abbiamo raggiunto questo obiettivo, mi sembra giusto, anche per ricordare coloro che hanno perso la vita in una situazione veramente disastrosa e veramente bruttissima.